Orient Bambino, la versione da 42 mm, quella che a me sinceramente piace di più tra tutte e che, ovviamente soggettivo, qualcuno ha detto essere troppo grande. Da questo video voglio far tirare due considerazioni che ovviamente sono del tutto personali e quindi ognuno poi tragga le proprie conclusioni. È un orologio veramente stracurato per la sua fascia di prezzo, con questo vetro minerale curvo, bombato anzi, che gli conferisce questo aspetto vintage e con una robustezza incredibile. L'orologio è completamente in acciaio inox e questo vetro minerale è veramente spesso, se lo si tocca, insomma, no, con l'unghia, con la nocca della mano, per sentire il rumore, il feedback che restituisce, è un vetro spettacolare, veramente veramente bello, fatto bene, robusto. Ovviamente non è esente da graffi, ma se non andiamo, diciamo, a sbattere col braccio su un muro, ecco, il problema non sussiste. Il movimento è appunto preciso, almeno nel mio caso ho visto in 20 giorni, sinceramente, secondo il mio parametro non ha perso neanche un minuto. Il datario funziona correttamente, come ovviamente deve essere, ma scorre proprio bene quando lo andiamo a impostare, intendo, dalla corona, e ovviamente ha anche il fermo macchina, cosa gradita a tutti gli appassionati, non sappiamo ancora perché, ma se c'è il fermo macchina siamo più contenti. È un orologio che al polso ovviamente si fa notare, essendo un 42 mm, ah, anzi, ecco, prima parliamo del fondello chiuso, fortunatamente non hanno optato per un trasparente e dal mio punto di vista 10 e lode. Parlavamo appunto della dimensione 42 mm, però sono 42 mm che, grazie a questa curvatura, proprio, no, questa bombatura del vetro e anche del quadrante, se guardate anche il quadrante è bombato verso il retro, gli conferisce questo aspetto di premium e di classico, anche se i classici di prima avevano tagli più piccoli. Fra poco vi farò vedere il confronto con un 38 mm degli anni 70 per far capire come casca al braccio. Il mio polso è di 19 cm, quindi quello che vedete è su un polso da 19. Ovviamente traete voi le conclusioni. Questa corona, che è veramente bella, e preferisco le corone che si fanno notare più di quelle piccoline che appunto si prendano anche male, magari per dargli due colpi di carica che sinceramente regge veramente tantissimo. Il 38 mm di cui vi parlavo è lui, orologio lasciato in eredità, se così si vuol dire, da mio nonno, e ha appunto 38 mm di diametro cassa, e quindi questo, vedete, è la differenza fra il 38 e il 42. A me piacciono tutti e due, chi per un verso e chi per un altro. I riflessi di luce del quadrante in questa versione per me sono veramente incredibili. E per ritornare al discorso della carica, lui è un automatico ovviamente e ha la carica manuale. Io l'ho lasciato fermo anche 2 giorni e non l'ho mai trovato fermo, quindi segno che lui, portandolo anche poche ore con sé, va a pieno carico e quindi poi restituisce le 40 ore senza nessun problema, nell'arco appunto del tempo, senza mai bloccarsi. Io vi lascio il link in descrizione, se vi può tornare utile, a qualche promozione Amazon. Fatemi sapere la vostra, soprattutto se l'orologio vi piace, e iscrivetevi al canale. Ciao, prossimo video.